Ciao a tutti camminatori, sono in Val di Zoldo e sono venuto qua apposta per incontrare una super camminatrice, ovvero Elisa. Elisa ha attraversato le Alpi a piedi da sola, ha fatto un sacco di cose fighissime. E questo video nasce da un commento che ho ricevuto qualche tempo fa. Allora Elisa, presentati un attimo, Dio, io mi ammazzo. E niente, poi leggiamo il commento che ha fatto scaturire questo video. Sono Elisa e sono grande appassionata di trekking, di montagna. Da sempre, ho sempre avuto il sogno di fare le Alpi a piedi e l'anno scorso ho realizzato questo sogno. Sono partita dalla Liguria e sono arrivata a Trieste. Elisa sta raccontando della sua prima alta via 1 delle Dolomiti quando aveva 17 anni con due amiche. Siamo partite in tre ragazze con la tenda, solo che eravamo scuola scout, no? Quindi zainoni e la moca e la lampada a gas, tutte ste robe. E dopo tre giorni una delle tre ha mollato, non se la faceva più, aveva i piedi che erano una vescica unica. Oddio, terribile con le vesciche camminare. E quindi a quel punto essendo rimaste in due abbiamo lasciato giù tenda, sacchi a pelo, abbiamo dormito in rifugio. È migliorata la situazione? Sì, 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 diciamo che siamo arrivate in fondo. Che cos'è questo fiore, Eli? Camecisto, o Rhododendron anche, è un parente del rododendro. Grande, queste sono le guide escursionistiche. Ah già, giusto, Elisa è anche guida escursionistica, mi avevo dimenticato di dirlo. Queste sono le guide escursionistiche serie, non come me. Siamo arrivati, mangiamo. Svengo. Bite review, wow. Che stile. Bellissima, ci sta anche tanta gente comunque. Ma no, questo odorino di tipo cenere, legna bruciata, è impazzire. Tipo di cammino che non tira. Esatto. Le guide escursioniste serie fanno il caffè. Esatto. Allora, il commento era questo: dire non c'è pericolo non esiste per le donne. Noi siamo sempre potenziale pericolo, me ne sono successe di ogni in zone affollate in pieno giorno, figuriamoci sui sentieri da sole, tu non ti rendi conto della differenza che c'è tra te che giri da solo a piedi e una donna. Elisa, come risponderesti a un commento del genere, dato che te ti sei fatta tutte le Alpi da sola, hai fatto un botto di roba da sola? Pericolo per le donne secondo me c'è molto di più in un posto affollato. Le donne è vero che devono stare più attente degli uomini in certe situazioni, ma in città sì, nei boschi è veramente poco problematico, cioè nei boschi il rischio che ha una donna è lo stesso che ha un uomo, fondamentalmente, ed è dato dall'allenamento, dalla preparazione, eccetera, e basta. Per il resto non ci sono veramente altre grosse differenze. Ma cosa diresti a una ragazza che magari, cioè, ti è successo che ti scrivesse una ragazza e ti dicesse... Sì, che non avevano il coraggio di fare, che magari vorrei fare però non ho il coraggio. Ma raga, cioè, andate, nel senso, e i pericoli in montagna sono veramente basati solo sulla preparazione che hai. E se sei preparato, se sei pronto, se te la senti, vai, fai, e veramente i pericoli in quanto donna sono molti meno, anzi spesso ho trovato molti aiuti, la gente è molto più disponibile, più affettuosa ad aiutarti così, proprio perché eri una ragazza da sola e quindi erano magari più disposti, sai, a darti il posto per dormire in tenda fuori casa oppure offrirti il caffè, queste cose qua. Quindi anzi meglio. Ci sta. Mi dicevi che era il tuo sogno, ma come ti è nata sta cosa dell'attraversata delle Alpi? Il primo trekking che ho fatto da sola è stato appunto l'alta via delle Dolomiti numero 1. È stata una folgorazione. Cioè proprio sono tornata a casa folgorata, innamorata, persa. Quando sono tornata a casa ho cominciato a guardarmi altri trekking in giro per l'Italia e subito ho scoperto questo sito appunto della Via Alpina e subito mi si è accesa una lampadina, che diciamo. Tra l'altro è super vintage come sito. Sì, 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 è un sito abbastanza vecchiotto. Però sì, proprio vedere questa linea rossa che partiva dalla Liguria e finiva a Trieste,
attraversato tutte le Alpi da mare a mare, mi è rimasta, mi si è stampata in testa, ecco. E l'ho sognata per anni, anni e anni, veramente. Ogni tanto lo dicevo ai miei amici, così, un giorno farò, ma mi dicevano, diceva, sei allora? Pazza, ma perché soffrire queste cose qui? E, però no, a me è sempre rimasta questo desiderio e non ho mai avuto l'occasione, più che altro perché lavoravo, facevo stagioni d'estate, così. E quindi prima facevo l'università e quindi non potevo, poi ho cominciato a fare le stagioni e quindi non potevo. Poi c'è stato arrivato il Covid che mi ha un po' chiuso in casa, mi ha fatto un po' pensare a un po' di cose, che era ora di cambiare un po' la mia vita, e ho detto, per cominciare, diciamo, questo cambiamento, realizzo un sogno che mi sono sempre portata dietro e sono partita a fare questo viaggio. L'hai detto prima che ci hai messo alla fine 88 mesi. Sì, 88 giorni di cammino. Poi sì, l'ho fatto veramente coi miei tempi. Mi è piaciuto farlo coi miei tempi, prendermelo con calma. Quindi un giorno a settimana stavo ferma. Per dire, la sera non arrivavo mai dopo le 5 e mezza. Poi mi riposavo, quindi sì, con calma. Infatti sì, 88 giorni, però 3 mesi e mezzo, quasi 4. Quindi il resto è stato in mezzo di pause, un Beh, po' di... Che ti diceva, ma non hai paura? Quella è la domanda che mi sentivo rivolgere almeno una volta al giorno. Ma non hai paura? E io gli dicevo, ma di cosa dovrei aver paura? E perché loro dicevano, ma una donna da sola in montagna, poi in Piemonte c'è molto la favola del lupo, e quindi sì, ma ci sono i lupi, ma dormi in tenda da sola in mezzo ai boschi, ma non hai paura, eccetera. Ma allora, al di là del fatto che i lupi non ti fanno assolutamente niente, paura sì, qualche volta, quando capita che ti trovi in certe situazioni, passaggi esposti, giornate cui c'era, mi sono trovata neve sul sentiero, mi sono un po' cagata, sì, però cose appunto legate alla preparazione, al certo. Sentiero, alla montagna, cose che ci stanno all'interno di un trekking, secondo me, ma mai ho avuto paura per le persone. Senza le piove, secondo me è meglio che ci spostiamo. Madonna, l'hai riempito tutto quanto. Poi tutti i timbri, perché io ho la mania collezionista di fare i timbri nei rifugi. No, bellissimo. Dov'è la parte delle Dolomiti, ecco qua, che nelle Dolomiti ogni piede sospinto c'era un timbro, infatti. Wow. Anch'io quando ho fatto l'Alta Via 2 mi sono fatto fare i timbrini. Sì, sì, sì. Poi tutti i chilometri. Madò, aspetta. Cazzo, voilà. E tipo le notti, tenda, campeggio, rifugio, bivacco, albergo. Grande. Come ti ha cambiato fare adesso tra le Alpi? Mi ha cambiato tanto, soprattutto sulla fiducia in me stessa, tantissimo. Sono partita che ero divorata dai dubbi, dalle paure, oddio non ce la farò mai, è un viaggio impossibile, non arriverò mai in fondo, non ho la capacità, non ho la costanza, eccetera. Passo passo, ogni giorno, sempre più sicura di me stessa, più convinta, più tranquilla, più serena. Il più è stato partire. Poi ho avuto un po' un crollo tipo a metà, un crollo un po' mentale perché ero stanchissima, perché mi aveva veramente affaticato il brutto tempo, pioveva sempre, 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 tutti i giorni prendevo pioggia e temporali forti e poi la neve, eccetera, ho avuto un crollo emotivo e sono tornata a casa per 2 settimane e poi però sono ripartita e quindi e sono andata avanti e quindi questo mi ha gasato. Più che altro, cioè, la cosa difficile secondo me di quello che hai fatto è stato farlo da sola e senza, come magari ti raccontavo prima, un gruppo di persone con le quali puoi interagire, sì, ma anche non stare tutto il giorno, che però stanno facendo la stessa cosa che stai facendo te. Mm-hmm. Quindi anche nella solitudine sapere che certo, c'è un gruppo che mentalmente ti può dare forza. No, non è così battuto quel percorso lì. Sì, appunto sì. Sulla prima parte, quindi diciamo la GTA, la grande traversata delle Alpi che fa tutto il Piemonte, mm-hmm, quella era un po' battuta soprattutto da stranieri, tedeschi, francesi, lì c'era un po' di gente, però essendo io partita molto presto, a inizio maggio, li ho trovati verso la fine, perché loro partivano a giugno, no? E magari lo facevano al contrario rispetto a come lo facevo io. Quindi li incrociavo, ci si scambiavano informazioni sulla tappa e basta. E poi dopo il GTA, poca gente faceva dire in giornata così. Poi c'è stato uno sbalzo enorme quando sono arrivata in Dolomiti, proprio il passaggio da
prima di Bolzano, ma dopo Bolzano per me è stato devastante, perché prima di Bolzano non trovavi nessuno in giro per i sentieri o poca gente, e quando non c'è tanta gente che cammina in montagna, vedono una che cammina con uno zaino enorme, la tenda così, ti chiedono, ti fermi, fai due chiacchiere, eccetera. Anche i rifugisti, sempre molto carini, molto gentili, si informavano, ti davano informazioni così. Passi Bolzano, arrivi in Dolomiti, che poi era quasi Ferragosto, la bolgia e contatto umano zero. Cioè, tu non mi sono mai sentita sola durante il viaggio come in Dolomiti, perché c'era talmente tanta gente che non scambiavi una parola con nessuno. Magari sai quel ciao che poi dopo un'ora che dici 40 ciao ti rompi anche le scatole di salutare la gente. Esatto. Esatto. La bolgia delle Dolomiti è stata veramente pesante. Il teatro più bello? Allora, io resto dell'idea e resterò per sempre che le Dolomiti sono le montagne più belle del mondo. Quando cammini tutte le Alpi, poi arrivi in Dolomiti, wow. Poi mi sono piaciute tantissimo, mi è piaciuto tantissimo anche il parco dello Stelvio. Lo Stelvio, i ghiacciai lì, quella zona lì non l'avevo mai vista. E quello mi è piaciuto tanto, tanto. Fare la zona tra Peio e poi Bormio, e quella zona lì, bellissimo. Ma invece pezzo tratto più brutto che magari più difficile, che ti lasciava stremata fine giornata. Ecco, devo dire a malincuore la parte alta del Piemonte, cioè proprio la parte dei ghiacciai, zona Monterosa, okay, eccetera, perché era bellissimo, ok, perché arrivavi su in quota e vedevi il Monterosa, però queste valli strette, profonde, e questi dislivelli bestiali, e poi tutti i giorni, sono state circa 2 settimane che tutti i giorni era uguale. Partivi dal fondo valle tra i 1000 e 1200, dovevi andare in Forcella 2006-2007, poi scendere alla valle dopo 1000-1200, tutti i giorni così. E queste strade che erano proprio a zig zag, no, tornanti, terribile, quello è stato pesantino. È andato il primo trekking di più giorni da sola? No, l'estate prima ho fatto come prova, perché avevo già una mezza idea di fare questo trekking l'estate dopo, ho fatto come prova l'Alta Via dei Parchi. È stato proprio un banco di prova, ho detto sto via un mese, se riesco a fare questa faccio l'anno prossimo questo trekking qui. Alla fine non l'ho fatta tutta, perché a un certo punto sono partita a inizio settembre e verso il 16-17 ha nevicato. Quindi ci sta, il canale tosco-emiliano, esatto, non perdona da quel punto di vista. Esatto, e quindi ho battuto in ritirata, però comunque non è stato in realtà il mio primo trekking da sola, è stato il mio primo trekking di più di una settimana. Ma invece di più giorni da sola, anche di 2 giorni, qual è stato? Il primo da sola mi sa che è stato il 2018, che mi sono fatta un trekking tra il Catinaccio in Val di Fassa, praticamente. Me lo sono un po' costruita io e ho fatto partita da Passosella, sono arrivata a Predazzo. Cos'erano? 5 giorni, ci ho messo in mezzo un po' di ferrate, quello è stato il primo che ho fatto da sola. Però ero in rifugio, sono andata a dormire in rifugio. Io invece l'Alta Via dei Parchi è il primo che ho fatto da sola in tenda, quello sì. Plug spudorato all'account di Instagram, che appare gigante, ecco, era gigante qui adesso. Seguitela su Instagram, qua. Programmi per il futuro di fare la guida, di portare tanta gente a scoprire le Dolomiti, soprattutto la mia bella valle un po' trascurata nei grossi percorsi dolomitici qui in Val di Zoldo, e basta, poi forse va qualche sogno nel cassetto che un po' alla volta tirerò fuori dal cappello di continuare il sentiero Italia un po' verso sud, anche per vedere un po' le montagne del sud che non ho mai visto. Ah, guarda, se passi, cioè l'Appennino centrale specialmente è scurato tanto, diciamo a livello nazionale, magari dai locali no, sì, però bellezza. Piacerebbe andare giù di là, sì. Strepitoso. Sibilliga, esatto. Sasso. Grazie di questa intervista, ti sei prestata sotto le grinfie della telecamera. Volentieri, per dire a tutte le ragazze, cazzo andate. Esatto. Fate lo zaino, andate, non abbiate paura di niente. Seguite Elisa qua su Instagram di brutto, e adesso purtroppo la faremo andare via con la pioggia. No, dai. Vale. Sì. Però è preparata. Che non c'è buono e cattivo tempo, ma buono e cattivo equipaggiamento. Esatto, fine. Saluti. Adios. Ciao.